Wayuu è proprio la narrazione di un viaggio alla scoperta di un quartiere che è potenzialmente bellissimo e che non si conosce, ed è un viaggio che appunto, grazie alla trama, alla forte trama dell'Odissea, che è il libro dei libri, parla appunto di questo viaggio di scoperta. Dei laboratori che sono altamente professionalizzanti, in qualche modo che si occupano di cinema, di scrittura cinematografica, di tecniche di montaggio, anche di trucco, no? Le professioni proprio dell'audiovisivo, e di renderli immediatamente protagonisti e quindi lavoratori proprio, no? Del progetto. Oggi presentiamo la seconda fase di un'iniziativa che abbiamo cominciato qualche mese fa. Abbiamo condiviso non soltanto con gli enti del terzo settore, con l'associazionismo, con i ragazzi stessi, l'idea di rappresentare un po' quello che è il mondo degli adolescenti nella nostra città. Quindi abbiamo ipotizzato e quindi realizzato un'idea progettuale che vede coinvolti in prima persona gli adolescenti di tutti i territori del nostro comune. Quindi oggi presentiamo 4 dei 10 progetti che abbiamo già in parte realizzato, in particolare nella prima, nella terza, nella quinta e nella nona municipalità, e abbiamo già realizzato invece altri progetti in altre 4 municipalità. Sono molto diversi fra loro perché abbiamo cercato di dare la possibilità alle associazioni, agli enti che si sono anche aggregati fra loro a volte, di valorizzare quelle che erano già le risorse presenti nei territori. Nuovi spazi e nuovi progetti per gli adolescenti a Napoli, ma soprattutto iniziative che partono dal basso. Progetti adolescenti pensati per mettere in risalto le potenzialità giovanili già esistenti sui territori, insieme con la riappropriazione del senso di cittadinanza e di valori come la legalità, la crescita formativa e l'integrazione. Sono stati presentati oggi a Palazzo San Giacomo i primi risultati di un percorso che coinvolge numerosi soggetti del terzo settore, rendendoli protagonisti nella scelta e nella programmazione delle attività da realizzare. Tante esperienze belle, varie, molto articolate che vengono portate avanti dai ragazzi stessi e che a volte non trovano spazio e non trovano neanche supporto da parte delle istituzioni. Abbiamo voluto dare invece valore a queste esperienze e quindi oggi stiamo realizzando un'altra parte di, in fondo, un sogno, perché rappresenta per noi un sogno quello di poter dare veramente voce a tutte quelle che sono le esperienze e le idee progettuali dei nostri adolescenti.